Let it snow, let it snow, let it snow. Edizione Sotto la Neve per TG Tech. Scopriamo subito insieme quali sono i titoli di questo appuntamento. Si avvicina al lancio occidentale di PlayStation Vita. Asus Transformer Prime arriva in redazione. Mega Upload sempre più nei guai per colpa delle email. IBM passi avanti nella miniaturizzazione dei transistor. Microsoft Office 15 in technical preview. Pentax K01 mirrorless con ottiche reflex. Passeggiando per la metropolitana, Dorin e Rosario si sono imbattuti nella nuova PlayStation Vita. Si avvicina il lancio di PlayStation Vita in Occidente, arriverà nei negozi infatti il 22 febbraio la console portatile di nuova generazione dotata di hardware recente con CPU e GPU quad core prodotti rispettivamente su architettura ARM e PowerVR SGX. Ecco la nuova console portatile, display OLED da 5 pollici con risoluzione 960x544. Andiamo a vedere da vicino quali sono le caratteristiche sulla plancia della console portatile. La prima cosa a catturare le attenzioni sono i due stick analogici, che sono una novità rispetto alla precedente generazione di console portatili Sony, perché consentono ovviamente di interagire in maniera diversa con i giochi come si fa con la console domestica. Sopra ci sono i classici bumper, mentre qui abbiamo i tasti PlayStation tradizionali e il D-pad della croce direzionale con il tasto PS Vita per l'accensione. Nella parte posteriore abbiamo la fotocamera posteriore appunto della console e il touchpad multitouch. C'è un altro. Sì? Come non hanno pagato il biglietto? Per alcuni problemi tecnici non riusciamo a vedere la fine del servizio, ripareremo settimana prossima sulle pagine di Game Mag. Dopo averlo visto in giro per il mondo, finalmente Asus Transformer Prime è arrivato in redazione. Andiamo in laboratorio da Gabriele. Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto in redazione Asus Transformer Prime, il primo tablet sviluppato su piattaforma Nvidia Tegra 3 e caratterizzato dalla presenza di 4 core. Caratteristiche hardware a parte, la proposta nuova di Asus è molto simile a livello estetico al vecchio Transformer, che aveva ricevuto sul mercato un ottimo successo. Le prime impressioni, tolto dalla scatola, sono quelle di avere un oggetto tra le mani molto piccolo ma anche estremamente potente. Le operazioni basilari, come ad esempio la navigazione o l'utilizzo della fotocamera integrata, permettono di avere un utilizzo estremamente veloce e preciso. A rappresentare un vero valore aggiunto della soluzione, oltre ovviamente alla piattaforma hardware, è la tastiera, che fa anche da docking station. Questo elemento integra al suo interno, oltre ad una batteria in grado di raddoppiare l'autonomia operativa del sistema, anche una porta USB e un lettore DSD. Per il momento ci stiamo occupando dei test di autonomia e nei prossimi giorni contiamo di pubblicare, sempre ovviamente sulle pagine di Hardware Upgrade, la prova completa. Ovviamente se avete richieste particolari, che non siano prova a farci girare Battlefield 3 perché comunque è Tegra 3, mandatemele e proverò a esaudirle. Alessandro ci parla invece dei guai di Mega Upload che sembrano non finire. Non è un gran periodo per Mega Upload, questo lo sappiamo. Nei giorni scorsi però la vicenda si arricchisce di un nuovo elemento. Kim.com e compagnia sono accusati di aver trafugato illegalmente i contenuti di YouTube a partire dal 2006. Nel mirino degli inquirenti sono finite le mail scambiate fra Matthias Ortmann e Bram van der Kolk. Sentite cosa dicono. Van der Kolk scrive a Ortmann: abbiamo server disponibili per continuare a scaricare i video da YouTube? Kim ci ha detto che è davvero importante. Ortmann risponde: speriamo che YouTube non implementi un sistema di controllo, preghiamo perché non succeda, abbiamo solo il 30% dei contenuti. Ritengono che non sarebbe male avere tutto per decidere poi come farci dei soldi. Gli avvocati sono corsi subito ai ripari dicendo che il network ha agito secondo la legge. Sarà interessante seguire la vicenda nei prossimi giorni e capire cosa si inventeranno questa volta gli avvocati. Sicuramente non si annoieranno. Novità high tech invece dalla voce di Andrea.
Importanti passi avanti nel campo della miniaturizzazione, con i ricercatori di IBM che sono riusciti a realizzare un prototipo sperimentale di un transistor in nanotubi di carbonio, delle dimensioni di appena 9 nanometri. Nel campo dell'evoluzione elettronica, la miniaturizzazione è oggi l'approccio principale con il quale si cerca di costruire dispositivi che abbiano maggior potenza computazionale e minor consumo energetico. La miniaturizzazione però si scontra con i limiti fisici dei materiali e con il silicio che sta iniziando a mostrare il fianco, i ricercatori devono cercare materiali alternativi. Il prototipo costruito dai ricercatori IBM dimostra come i nanotubi di carbonio assieme al grafene rappresentino i candidati ideali a prendere il posto del silicio al di sotto della barriera dei 10 nanometri. Il prototipo è stato costruito con tecniche che attualmente non sono pronte per approdare alla produzione commerciale. I ricercatori si concentreranno ora sull'individuazione di un metodo che consenta di produrre grandi quantità di nanotubi di carbonio in purezza e di un modo che permetta di allineare accuratamente queste nanostrutture su un substrato idoneo. Fabio ci parla invece della technical preview di Office 15. Da alcuni giorni Office 15 è in technical preview. Ciò vuol dire che alcuni beta tester hanno già la possibilità di sperimentare la nuova suite Microsoft. La prima beta pubblica è attesa per la prossima estate, mentre il rilascio definitivo è previsto per fine anno. Microsoft fa sapere che d'ora in poi la suite Office 15, nome in codice Office 15, e gli aggiornamenti dei servizi cloud andranno di pari passo. Questo ulteriore conferma che la sfera cloud del web application è sempre più legata ai programmi della suite storica di Microsoft. Riguardo alla nuova suite per la produttività personale di Microsoft, c'è molta attesa per quella che sarà la nuova interfaccia, la famosa interfaccia Metro. Mentre all'inizio ci si attendeva a una completa rivisitazione della suite, negli ultimi giorni è emerso un dettaglio non da poco. Pare infatti che solo alcuni componenti della suite beneficeranno della nuova interfaccia, mentre per il resto dovrebbe trattarsi di un semplice restyling. Si tratta però di rumors, e secondo altri rumors, altre indiscrezioni, anche la versione dedicata a piattaforme ARM sarà differente rispetto alla tradizionale suite. Questo per motivazioni legate al risparmio energetico. Pentax ha deciso di differenziarsi in modo netto dalla massa nel segmento delle mirrorless. Dopo Pentax Cooler Evil con dimensioni e sensore da compatta, ora l'accoppiata Ricoh Pentax ha presentato K01, la mirrorless che utilizza obiettivi reflex. Dotata di sensore APS-C, è praticamente una reflex senza specchio e senza mirino, che punta a sfruttare tutto il parco ottiche Pentax con baionetta K. I prezzi di listino sono pari a $750 per il corpo e 900 per il kit con il nuovo obiettivo pancake da 40 mm che ha uno spessore di soli 9,2 mm. Anche questo appuntamento con TG Tech termina qui, vi rimandiamo alla prossima puntata del telegiornale del network di Hardware Upgrade.